Buonasera a tutti, benvenuti a questo secondo appuntamento con la rassegna Raccontiamoci le mafie, la nona edizione che quest'anno è dedicata al tema Medie mafie, la comunicazione come strumento di prevenzione e contrasto. Stasera ho il piacere di salutare e di presentarvi i nostri ospiti. Abbiamo Lirio Abbate, che vi prego di accogliere con un applauso. Giornalista della Repubblica, e dialogherà con lui Gianfranco Donadio. Buonasera. Procuratore capo di Lago Negro, e modererà questo incontro, che poi è la presentazione del libro scritto da Lirio, Stragisti, da Giuseppe Graviano a Matteo Messina Denaro. Non l'abbiamo fatto apposta, però stasera siamo qui per parlare, esatto, uomini e donne dalle bombe, delle bombe di mafia. E ripeto, ne parleremo e modererà l'incontro Paolo Biondani, giornalista dell'Espresso. Grazie. Vi lascio subito ai nostri ospiti. Permettetemi solo di salutare Luigi Gaetti, presidente. Già vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia, presidente era Rosi Bindi, e attualmente anche presidente del coordinamento provinciale della legalità della provincia di Mantova. Saluto anche ovviamente Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale di avviso pubblico. Sapete che Raccontiamoci le mafie è organizzata dal Comune di Gazzoldo, ma davvero un supporto fondamentale ce lo dà avviso pubblico, associazione a cui siamo iscritti dal 2012 assieme ad altri 22 comuni, mi sembra, la provincia di Mantova, inclusa la provincia di Mantova e il capoluogo. Quindi cerchiamo di fare la nostra parte con questa rassegna da 9 anni, e speriamo che anche questa sera possiate portare con voi ulteriori esperienze, insomma, per alzare quella soglia di attenzione che è fondamentale anche nei nostri territori. Grazie a tutti, lascio la parola ai nostri ospiti. Buonasera a tutti. Abbiamo qui Lirio Abbate, uno dei migliori giornalisti che scrivono di cose di mafia d'Italia, dunque d'Europa, dunque del mondo. Gianfranco Donadio adesso è procuratore in un avamposto lucano, ma è stato uno dei più importanti magistrati della Direzione Nazionale Antimafia per qualità del contributo che ha dato alla conoscenza della verità. Io vorrei che questa sera, nei limiti del possibile, evitare l'effetto messa cantata, in cui c'è 25 minuti di intervento ciascuno, eccetera. Mi sono preparato una lista di domande e vorrei che la prima premessa è che le mie domande contengono delle affermazioni. Quindi, se c'è una cosa sbagliata, che io ho letto in giro ed è sbagliata, la correggiamo. E poi mi piacerebbe cercare di fare proprio delle domande veloci e avere risposte, in modo da fare, da affrontare tanti argomenti. Se n'è andato, no? Matteo Messina Denaro, e che segreti si porta nella tomba? E ci sono stati tanti misteri in questa stagione, a cominciare dal 92, strage di Capacivia d'Amelio, poi le bombe in continente del 93. La cosa più orribile che è successa è il depistaggio Scarantino, cioè nelle indagini sulla morte di Borsellino, eroe della magistratura e della giustizia, viene creduto un falso pentito. Per quanto ho potuto capire, l'effetto è che fuori dalle indagini sulla strage di Via Camelio restano i fratelli Graviano, Messina Denaro, eccetera, e in primo piano le indagini vengono orientate verso la Guadagna, che è una mafia bassa. Poi si pente Spatuzza e rivela che addirittura, mi pare di capire, è Graviano a premere il telecomando di Via Camelio. È esatto questo ed è esatta la lettura? Quel depistaggio serviva a orientare le indagini verso, come dire, la manovalanza mafiosa? A chi? A tutti e due. Ordine delle preferenze. Cedo il passo.
cominciamo male. Buonasera a tutti. Io venendo qui, insomma, ho valutato il rischio, perché contemporaneamente c'è Paolo Biondani e Lidia Abate, guardate che è dura per uno che sta dalla mia parte, perché loro non sono solo due giornalisti importanti, loro sono due personaggi dell'informazione che competono da pari a pari nella ricerca della verità e nella ricomposizione del sapere. La strage di Via D'Amelio è un grosso problema, forse resterà un caso ampiamente irrisolto. Che cosa conduce alla messa in campo di un falso pentito? Una strategia di depistaggio. E fin qui ci siamo, annuiamo tutti. Ma perché depistare? Nella materia delle stragi, il depistaggio è un po' come il riciclaggio nel traffico di droga. Chi gestisce un carico, una nave di cocaina, che parte dal Sud America e arriva in Europa, deve sapere già come sistemare il denaro che proviene dalla vendita di una nave di cocaina. È una nave, in quegli anni veramente arrivò, si chiamava Big John, rifornì di cocaina a Cosa Nostra palermitana, quindi questo non è proprio un esempio campato in aria. Chi commette azioni criminali di tipo stragista, un piano di depistaggio generalmente ce l'ha già in tasca. È successo sempre. A Via D'Amelio è ancora più importante, perché a Via D'Amelio c'è un incidente di percorso. E la strada bruciò, non si trovò più niente, però i detriti vennero raccolti, una delle prime e delle poche volte in cui la scena del crimine venne analizzata con una metodologia scientifica. E tra questi detriti vi era un pezzettino di plastica con alcune lettere e con alcuni numeri. Questo pezzettino di plastica aveva tutta l'aria di essere un componente di un apparato elettronico. Questo pezzettino di plastica cominciò a girare tra tutti i laboratori e tra le mani di tutti gli esperti. E la Barbera, che è stato uno dei protagonisti del depistaggio di Scarantino, credo che fece anche un viaggio in America o comunque fece pervenire a Quantico, un laboratorio importantissimo dell'FBI che cataloga tutti gli ordigni, tutti gli apparati esplosivi del mondo, questo pezzetto di plastica. Però, per quello che mi è stato riferito, neanche gli esperti di Quantico, sembra un telefilm, ma in realtà è accaduto così, furono in grado di dare una risposta. Però, dopo un incontro non meglio definito tra la Barbera e alcuni tecnici dei nostri servizi militari, venne fuori una pista. La pista conduceva a una piccola ditta di telecomandi che aveva sede a Pordenone o nelle vicinanze di Pordenone. Io ricordo questo particolare perché ho passato molti giorni della mia vita a leggere le carte per capire questa società, poi peraltro era pure stata dichiarata fallita, produceva un telecomando micidiale che ha una sigla strana, spero di ricordarla completamente, THC, una cosa del genere. A differenza del telecomando che forse, io direi molte volte forse, adoperò Brusca, sono tra quelli che non credono alla storia di Brusca che schiaccia il telecomando a Capaci, ve lo dico subito. Se volete torneremo sull'argomento. Il telecomando THC di cui vi sto parlando è un oggetto, vorrei dire, terribile. Innanzitutto non pensate a un telecomando come quelli che ci portiamo per aprire il garage.
o quello che si usano per gli aeromodelli, è una scatola di metallo, grande quasi quanto metà di una scatola di scarpe, tiene una serie di congegni, è diciamo criptato, tiene vari livelli di protezione, ma soprattutto funziona a 30 km di distanza e non consente interferenze. Con questo telecomando venne fatta saltare la famosa macchina imbottita di tritolo in un garage di Palermo, un nome strano, che Villa, sì, un nome spagnolo. Quel garage me lo ricordo molto bene, perché quando Spatuzzo cominciò a parlare con Piero Grasso, si pose il problema di verificare subito a caldo se il racconto del garage fosse verosimile o no. Allora io, in verità, fu una volta in cui mi presi una partaccia tremenda dal mio capo, andando a Palermo andai a beccare questo garage, mandai una fotografia a Piero Grasso, che si infuriò dicendo che non lo dovevo fare, forse avevo ragione. In quel garage, dice Spatuzzo, un personaggio dalle apparenze borghesi e per bene maneggiò il telecomando ricevente, lo sistemò nel veicolo, effettuò i collegamenti. Era stata fatta anche una piccola modifica per semplificarne l'uso, il telecomando che funziona a 33 km di distanza. Problema. Occorreva Scarantino, perché la pista di questo, che era l'unico elemento oggettivo, poi dimmi tu quando devo tacere, l'unico elemento oggettivo assolutamente anomalo, inatteso, della strage di via di via D'Amelio, era imbarazzante per tutti. Chi è Telcoma? Chi commercializza quei telecomandi che generalmente vengono adoperati nel deserto per scavare i pozzi? Come finisce quel telecomando del deserto per scavare i pozzi a via D'Amelio? Non è un esercizio retorico. La ricerca di quel telecomando è stata, diciamo, della storia di quel telecomando, è stato un pezzo del lavoro della Procura Nazionale Antimafia, io dico sempre di Piero Grasso, perché poi, come dire, l'etichetta deve essere leggibile. E quindi, quando si comincia a lavorare su questo telecomando, si scopre che un collaboratore di giustizia, esperto di fuoristrada, Gioacchino La Barbera, viene mandato dai mafiosi di Palermo a Catania, più precisamente alla periferia di Catania. E come nei film, perché questo che vi sto raccontando sembra la storia di un film terribile, ma è così, incontra due strani personaggi catanesi di un paese che si chiama Masca Lucia, che consegnano in alcune buste un certo numero di questi telecomandi grandi come scatole di scarpe. Questo ricordo rimane impresso a Gioacchino La Barbera, Lirio, perché Gioacchino La Barbera è un esperto di fuoristrada. E vede arrivare nel cortile di questa fabbrica un fuoristrada Mitsubishi, se la memoria non mi inganna, di color verde metallizzato, così nuovo, un modello appena importato in Italia, che Gioacchino La Barbera ne conserva un'immagine nitida. Quando noi raccogliamo e rivalutiamo queste dichiarazioni, facciamo partire un atto d'imburso per la Procura di Catania e comincia un'indagine che ha degli alti e bassi. Si identificano i personaggi che avevano consegnato questi terribili telecomandi alla Barbera e le sorprese cominciano a susseguirsi. Sono due persone, una almeno delle due ha un negozio di elettronica, fa delle riparazioni elettroniche, però si occupa anche di intercettazioni, ha una piccola compagnia che si occupa di intercettazioni telefoniche e, ahimè, lavora per la Procura di Catania e per la Procura di Caltanissetta. Queste sono cose accessorie, le possiamo pure abbandonare. Fatto sta che la storia del telecomando diventa fondamentale per decifrare la verità di via D'Amelio. E
La storia del telecomando ci consente di capire come questa fabbrica di Pordenone commercializzava questi ordigni del deserto, chiamiamoli così. Viene ricostruito il canale della commercializzazione del THC e si scopre che c'è un grande negozio di elettronica a Roma dove è possibile acquistare questo telecomando. Naturalmente l'interesse si orienta verso questo negozio di elettronica e viene fuori un'altra scoperta che io penso che meriti l'attenzione, diciamo, può servire a capire perché occorreva uno scarantino qualunque. Perché quel negozio aveva un cliente particolare, un tale, un soggetto che, se non sbaglio, ha origini croate, si chiama Shaudin, è morto da poco, è stato coinvolto fino al collo nell'esplosione di un treno rapido, il 904. Shaudin ha un volto particolarissimo, vorrei dire quasi per scherzare, un altro mostro, perché la fisionomia di Shaudin è molto particolare. Chi vede la fotografia di Shaudin se la ricorda sempre. In effetti, quando le indagini si occuparono di Shaudin nell'attentato del treno, il proprietario di questa ditta disse che non lo conosceva. Però, c'è sempre un però, gli addetti alle vendite non esitarono. È un nostro cliente. Shaudin aveva comprato presso questo negozio di Roma, di un personaggio che aveva anche dei legami con gli ambienti della destra estrema ed eversiva, quella roba che gli era servita per far saltare un treno. Quello stesso negozio commercializzava i telcoma. Quindi mi fermo, sottolineando che l'operazione di Via D'Amelio, che ha tante particolarità e tante caratteristiche incredibili, pensiamo una per tutte alla storia dell'Agenda Rossa, che viene recuperata con un'azione sincronizzata all'esplosione, poi vedremo chi può averla condotta, quell'azione di recupero dell'Agenda Rossa e perché l'Agenda Rossa di Borsellino andava recuperata, perché altrimenti non serve ragionare sull'Agenda Rossa. Ebbene, l'azione di Via D'Amelio, se ha un marcatore, se ha un marker, diciamo, di enorme importanza, questo marcatore è dato dall'uso di questa tecnologia. E questa tecnologia conduce ad ambienti, si diceva una volta, avrebbe detto Gioe Petrosino, di alta mafia. Chi mette in campo questo personaggio, che poi il depistatore, lo mette in campo la Barbera. E non solo la Barbera, lo mette in campo la Barbera con la sua squadra di investigatori. Io personalmente ricevo, come dire, un racconto inatteso, non richiesto, perché interrogai un personaggio legato alla mafia del Brenta. In quel periodo mi occupavo di una banda della lancia termica che tagliava i cavò di molte, lo ha fatto in molte banche, e questo signore che parlava con me con un certo fastidio, aveva scontato i 9 decimi della pena, quindi diceva il procuratore, ma non è che, insomma, io esco tra 2 anni, considerando che quelli che facevano questo tipo di lavori nelle banche avevano accumulato tonnellate di oro, non può. È evidente che non avevo un particolare interesse a ragionare di queste cose con me. Però mi disse che un tale Pepino, un amico di La Barbera, entrava e usciva dalle carceri, e Pepino lo troviamo compagno di cella di questo scarantino. Era una sorta di super agente privato di La Barbera. Naturalmente non mi sono privato io, ovviamente d'accordo con Piero Grasso, del piacere di andare a parlare con Pepino, il quale Pepino mi guardò con aria così un po' scanzonata, direi, ma io queste cose le ho già dette
Io ho già detto che nell'ottobre del 1992 avevo personalmente riferito alla Barbera i programmi delle stragi del 93. Mi fermo qui. Vedete che sono comparsi nel nostro presepe una serie di strani personaggi che vengono infiltrati nelle carceri, che anticipano i programmi delle stragi. Compare questo telecomando micidiale che poi era entrato, sì, nella disponibilità di Cosa Nostra, ma era arrivato a Palermo da Catania, e a Catania era finito in mani, diciamo, tutte da chiarire. Una vicenda che naturalmente viene dalla informazione, e andiamo poi a, diciamo, al clou del nostro dibattito, presentata come la reazione di Cosa Nostra, la accelerazione. Sono tutti d'accordo nell'uso di questo termine. La strage di Via D'Amelio è caratterizzata dall'accelerazione del disegno stragista. Cioè bisognava far fuori Borsellino, punto, e farlo fuori subito. Dobbiamo capire chi schiacciò il pedale dell'acceleratore, ma soprattutto dobbiamo capire perché. Che cosa aveva fatto Borsellino da rendere indispensabile l'accelerazione di una vecchia risalente decisione di farlo fuori? Forse che Borsellino era riuscito con la sua attività instaccabile e oggi praticamente documentata di risalire agli autori della strage di Capaci? È il mio punto di vista, lo ribadisco, è il mio punto di vista. Non coincide esattamente con, diciamo, la verità processuale, ma questa cosa non mi è capitata una sola volta e quindi mi limito a dire che è il mio punto di vista. Io ho interpretato l'accelerazione come la necessità di fermare un'operazione che Borsellino aveva preparato, organizzato, realizzato per individuare sul campo chi aveva effettivamente ucciso Falcone. Da questa premessa capirete che, sempre dal mio personale punto di vista, che in realtà era il punto di vista dell'ufficio nel quale ho lavorato, perché ci siamo molto impegnati su questo fronte, che anche la strage di Capaci merita una revisione profonda per capire se effettivamente fu brusca a premere questo messaggio, a schiacciare questo telecomando, quello proprio un giocattolo, oppure se anche Capaci vide una partecipazione di entità esterne. Noi, per chiudere su questo punto e non lasciarvi, diciamo, un po' lasciando la parola a Lirio, abbiamo preso in considerazione che terroristi venuti da fuori avevano realizzato la strage di Capaci. Per una strage che materialmente è stata eseguita da Cosa Nostra, largamente, in altissima percentuale da Cosa Nostra, e con questo accumulo di un'enorme quantità di nitrato di ammonio e di tritolo in un cunicolo, ma le domande alle quali occorrerà rispondere, perché non vi è ancora una risposta, sono due o tre. La prima, Lirio: chi scelse il cunicolo? La seconda è vero che i cunicoli dell'autostrada venivano bonificati sistematicamente ogni volta che arrivava Falcone e poi in quel periodo non furono più bonificati? La terza domanda è: il nitrato di ammonio e il tritolo sono sostanze chimiche che lasciano la loro firma, ma a Capaci sono state trovate tracce di pentrite. E la pentrite è una cosa che sta in due tipi di ordigni: in quella piccola sigaretta che è il reofaro, diciamo, è l'accenditore, ma parliamo di pochi, pochi grammi, oppure in ordigni o materiali esplodenti di tipo militare. Le idee si chiariranno definitivamente quando, nel novembre del 2022, viene divulgata la relazione della Commissione parlamentare antimafia sulla strage dei Giorgofili
e si capovolge un'altra verità che la comunicazione aveva, diciamo, divulgato e diffuso. Si era detto che ai Giorgofili un'automobile parcheggiata da un mafioso carica di tritolo aveva distrutto il cuore della città di Firenze. I lavori della commissione parlamentare hanno accertato che effettivamente i mafiosi portarono a Firenze del tritolo, circa 150 kg, ma i chimici, e questa risultanza non è stata mai smentita né è smentibile, hanno attestato con una consulenza che nessuno ha mai messo in discussione che a via dei Giorgofili saltarono in aria e deflagrarono circa 250 kg di esplosivo. E la traccia chimica, la carta d'identità di questa esplosione attesta la presenza di pentrite, più precisamente di C4, T4, di altri esplosivi che sono esplosivi di ordigno militare. C'è la pentrita a Capaci e lì si è accesa una diatriba sulla quale preferirei non tornare, ma per andare, come dire, per mettere le mani e i piedi in un terreno inconfutabile, quello della chimica, a via dei Giorgofili i 150 kg di Cosa Nostra avrebbero fatto un grande danno, ma non avrebbero buttato giù una strada. Questo lavoro l'ha fatto una componente di circa 80 kg, più o meno, di esplosivo militare che secondo la commissione parlamentare è stata aggiunta all'interno di questo fiorino. Voglio solo aggiungere una chiosa, ho parlato troppo e ora starò zittissimo. Per la comunicazione e anche per la Corte d'Assise, il pilota che conduce il fiorino che esplode a via dei Giorgofili è un mafioso, si chiama Lonigro. Lonigro conta la bellezza di 12 ergastoli, ma quando gli abbiamo parlato del suo ergastolo di via dei Giorgofili ha detto una quantità di cose incredibile, affermando di non essere lui il pilota del fiorino. Lonigro è alto 1,68 m, Lirio, forse ce lo siamo già detto in questo particolare. Per la carta d'identità 1,70 m, lui forse arrotondò, è alto 1,68 m. Lo dice al comitato della commissione parlamentare che lo interroga. Però a via dei Giorgofili c'è un testimone indiscutibile, c'è un ingegnere che quella sera sta camminando, questo signore è alto, se non sbaglio, 1,93 m. E allora questo signore spontaneamente dice alla polizia, nel descrivere il pilota del fiorino, dice, io sono alto, lo dice spontaneamente, nessuno gli formula una domanda su questo specifico punto, io sono alto 1,93 m. Il personaggio che era alla guida del fiorino è un po' più basso di me. Andando a scavare, nella corrispondenza intercorsa tra la Digos, il SISDE di Firenze e i rispettivi uffici centrali, si leggono una serie di dispacci, sono all'archivio di Stato, il buon Lirio Abate ormai è diventato un frequentatore abituale dell'archivio di Stato, quindi Massimo domani le andrà a trovare. In questa corrispondenza si legge in maniera univoca che il pilota del fiorino è alto 1,85 m. Allora, a via dei Giorgofili c'è esplosivo militare, il pilota di via dei Giorgofili non è un signore di 1,70 m, perché il testimone oculare, con precisione matematica, usando come metro di paragone la sua propria altezza, dice che era un poco più basso di me. Le carte, qualche carta scompare, e quindi non la troverai perché non si trova più, però all'archivio di Stato troverai ampie tracce dell'altezza di questo pilota di 1,85 m. C'è un filo conduttore in questo mio intervento. C'è un problema a Via D'Amelio, è dato dalle tecnologie. C'è un problema a Capaci, è dato dalle tracce di pentrite. C'è un problema a Via dei Giorgofili, è esploso più esplosivo di quello che i mafiosi si erano portati da Palermo. Qual è il problema? Finito. Beh, aveva
Avevo preparato 18 domande, ne ha già risposta 10, quindi faremo. A questo punto però con Lirio cambierei domanda, perché lui ha già detto tantissimo su molte delle domande. E vorrei sfoderare un tuo cavallo di battaglia. Qual è? Allora, Cosa Nostra, sapete, soprattutto la Cosa Nostra di Riina, non era un'organizzazione femminista, no? Cioè, diciamo, un attentatuni da fare al nord, eccetera, in cui progetti di far saltare in aria le chiese, gli uffizi, no? Vede Virgilio Giacofi dietro agli uffizi, eccetera. Nella fase dell'esecuzione, difficilmente la mafia, quella di Riina, avrebbe mandato una femmina. Il fatto che possano esserci delle donne nella scena della esecuzione di una strage mafiosa fatta da Cosa Nostra, in quegli anni soprattutto, fa pensare che ci possano essere delle come presenze esterne. Fa pensare ai servizi, per dirvela tutta. A me viene in mente la donna bionda, famosa, con i capelli forse tinti, a caschetto platino, vista accanto all'autobomba di Via Palestro. Mi pare che ci siano due testimoni, proprio, che lo conferma Lirio, che proprio hanno visto la macchina con i fili, sì, giusto, cioè, quindi, che stava innescandosi l'autobomba, e c'era una donna. Poi c'è un portiere, mi pare, di uno stabile, che vede una donna accanto al fiorino di Vele Gergofili. Mi pare proprio accanto al fiorino, quindi accanto all'autobomba. E poi c'è una cosa che mi sono annotato: accanto alla pila elettrica e alla torcia con l'impronta di un mafioso della strage di Capaci, viene trovato il guanto, un guanto con il DNA di una donna non mafiosa. Queste presenze di donne, cosa... Buonasera, vorrei essere molto più sintetico, perché il dottore Donadio ha dato delle linee guida molto particolari, ma ha detto anche una cosa importante, anche giornalistica, diciamo, aspira alla revisione del processo di Capaci, non so se ho capito bene. E, facendo soltanto un piccolo passaggio sul depistaggio di Scarantino, soltanto per farvi riflettere, se all'epoca che sono state fatte le indagini andavano nella direzione per cui dopo 25 anni si è scoperto che chi potrebbe aver premuto il pulsante, cioè che ed è anche accusato e condannato, è Giuseppe Graviano, e quindi è il ruolo dei Graviano che fa la strage, o comunque contribuisce a fare la strage di via D'Amelio senza avvisare tutto il resto della commissione. Dico, se all'epoca gli investigatori avessero preso questa strada, e quindi del clan Graviano e quindi Brancaccio, e non deviando un poco, la parola deviare ci sta, deviando un poco l'angolatura verso un altro clan che era guidato da Pietro Aglieri, che comunque erano, cioè, vicini di casa, ma è un'altra roba. Ecco, se all'epoca avessero fatto le indagini sui Graviano, sul clan Brancaccio, si rischiava di andare a finire a Milano 2, ad Arcore e via dicendo. Perché poi adesso l'abbiamo visto, lo racconto anche nel libro, che di fatto i contatti, i collegamenti fra Graviano e Marcello Dell'Utri in particolare erano fortissimi, soprattutto all'epoca. Quindi immaginatevi che proprio spostando l'angolatura dell'indagine, andando su un altro clan che poi adesso ne sono risultati essere per la strage innocenti, non si è fatto una buona giustizia, una buona indagine. E quindi il depistaggio per 30 anni ha funzionato. Andando a quello che dice Paolo, che chiede Paolo, sul coinvolgimento delle donne... E di fatto ci sono dei testimoni oculari che, almeno per Milano, per l'attentato di Milano, poi anche per Gergofili, parlano e descrivono la presenza di una donna sul luogo dell'attentato. Ne fanno anche una descrizione, fanno anche un identikit nell'immediatezza dei fatti. Quindi si lascia pensare che delle donne avevano avuto un ruolo negli attentati.
Anche qui, diversamente da come appunto ha ricostruito la commissione antimafia, di cui il dottor Donadio è stato il principale consulente della commissione e della relazione che ne è venuta fuori, dove si dice, attenzione, c'è un collaboratore di giustizia che dice ne abbiamo utilizzato 100 kg, 150 kg, invece gli accertamenti tecnici dice no, qui ne è esploso più di 200. Sì, 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 sì. Lo dice un collaboratore di giustizia, dico. Anche perché Spatuzza è il capo missione della strage a Firenze, quindi se dovesse venire meno Spatuzza viene meno un sacco di robe. E quindi questo, i collaboratori in genere, sia per Milano che per Firenze, anche per Capaci o per altri delitti di mafia, non parlano mai del coinvolgimento di donne. Sono un po' maschilisti i mafiosi, cioè non prendetevela a mano che c'è, non c'è la parità dei sessi, perché io starei anche contento, cioè, su questo punto di vista, cioè, non ve la prendete se loro parlano soltanto al maschile quando commettono gli omicidi e le stragi, per loro è un vanto. Diciamo, però di fatto è così, e quindi se i collaboratori di giustizia non ci parlano del coinvolgimento delle donne, ma poi ci sono dei testimoni oculari invece che le hanno viste, le hanno anche descritte, ne hanno fatto un identikit alla polizia scientifica, poi si arriva anche su Capaci e si trovano delle tracce di DNA in un guanto che è riconducibile appunto a una donna, c'è qualcosa di strano, e quindi qualcosa che non combacia, ecco, in quel filo, diciamo, che non mette insieme o comunque non incasella bene tutta la situazione. E quindi se i mafiosi non parlano delle donne e se i mafiosi non utilizzano le donne per fare gli attentati, gli omicidi, eccetera, e se qui c'è la presenza di una donna, cosa significa? E c'è una presenza esterna, cioè un ruolo esterno alla mafia che potrebbe aver contribuito nell'esecuzione materiale di questi attentati. E in un altro libro, vabbè, qui comunque ne accenno, ma in un altro libro parlo proprio del coinvolgimento di una donna insieme a un uomo che era un ex poliziotto e che faceva delle operazioni molto sporche. Non si capisce ancora bene per conto di chi, però comunque uccideva uomini dello Stato e camminava insieme ad una donna. Sempre questo archivio di Stato adesso è una miniera pazzesca, anche perché gli anni passano e lì vengono versati dei documenti, e ho scoperto che ad esempio una donna di cui ho parlato in questo libro e che era stata per un periodo indagata a Catania, e scopro che dalle carte che questa donna aveva fatto parte, cioè, di Gladio, ma non solo. Cioè lei aveva fatto parte di Gladio, il marito faceva parte di Gladio, il fratello e il papà furono inseriti in Gladio e poi transitati nel Sismi. Non si capisce bene dalla scheda se anche lei è transitata nel Sismi, però sa di fatto che il marito, che è un gladiatore, diciamo, che si vanta e si vantava di questa cosa, era anche il nipote dell'ex capo della polizia Parisi. Ora, attenzione, ognuno, diciamo, i gladiatori potevano avere questi obiettivi, dovevano salvare l'Italia dall'ipotetica invasione dei comunisti ed erano pronti a imbracciare le armi. Però sta di fatto che questa signora, di cui io non ho parlato nel libro raccontato, a un certo punto ha detto, ma no, attraverso il suo avvocato, ha detto, ma non è vero niente, io non assolutamente sono una casalinga, anzi no, non lo dice nemmeno che è una casalinga, io non c'entro niente, sono tutte bugie, e quindi mi ha querelato e c'è un processo aperto. Dice, non è vero nemmeno che ho fatto parte di Gladio. Quindi, di fronte al fatto che c'hai i documenti che adesso sono stati desecretati e che il Sismi ha riversato in questo archivio di Stato dove devi andare a cercare, ma trovi,
E di fronte a questo, dove una presenta una querela e dice io non è vero nulla, io non ho mai fatto parte di Gladio, e tu gli presenti i documenti, non solo il suo stato di famiglia, la sua età, le note riservate, ma anche il padre, il marito, il fratello. Di fronte a questo tu ci pensi a un certo punto, è possibile allora che forse, attenzione, non lei, ma che forse insieme alla mafia qualche donna può aver messo una bomba, può aver fatto un attentato, visto che di fronte alle cose concrete, ai documenti, questi negano, continuano a negare. E allora viene fuori il fatto che anche le donne potrebbero aver dato un contributo alla mafia a dichiarare la guerra allo Stato. Siamo sicuri che la mafia abbia mai dichiarato una guerra allo Stato? Aspetta. Io su questa storia della mafia, che stasera passerò definitivamente per un eretico, vorrei fare due osservazioni sul tuo intervento. Brancaccio è fondamentale per capire la mafia palermitana, ma non solo Brancaccio, come sappiamo. Brancaccio, la mafia di Brancaccio è una mafia un po' curiosa, perché i capi, lasciamo perdere i Graviano, che sono gli ultimi capi, ma se avvolgiamo il nastro e andiamo ai predecessori dei Graviano, al vertice di questa organizzazione, troviamo per esempio il primario di una clinica palermitana, che va in ospedale la mattina e la sera nella cucina, nella camera da pranzo del suo appartamento. No, nel salotto. Discute salotto. Di omicidi di mafia. Lirio sa del salotto. E dottore Guttadauro, che è anche diciamo parente del... Perché tra le altre cose, in questo salotto venne messa una microspia. E questa microspia, tra le altre cose, raccolse un commento sull'omicidio di Dalla Chiesa, e i commentatori dell'omicidio di Dalla Chiesa dicevano: ma quello là, cioè il generale, ma chi ce l'ha fatto fare noi di ammazzare a quello là per fare un piacere a quelli altri? La mafia di Brancaccio, se vogliamo un po' estrapolare da questo dialogo un qualche senso, azzardiamo, è una mafia che fa piaceri, è un'agenzia criminale che cede operazioni, che effettua operazioni criminali. La mafia di Brancaccio ha anche una sua, non so, un suo pedigree politico che viene prima della pubblicità a Forza Italia. Sì, sì. Ci sono delle famiglie mafiose che hanno una forte caratterizzazione politico-ideologica. Beh, avevano fatto Sicilia Libera. Ma ancora prima... No, per dirti, dico, ma ancora erano prima arrivati. Ci sono delle famiglie mafiose. Io penso a San Lorenzo, quindi ai Troia, penso ai Madonia. La famiglia Madonia è una famiglia potentissima, alleata della mafia di Brancaccio. Penso a Matteo Messina Denaro. Il carattere comune di queste famiglie mafiose è l'estremismo ideologico. Per molti mesi noi ci siamo occupati, all'epoca della Procura Nazionale di Piero Grasso, di andare a classificare dati, notizie e informazioni sui connotati politici di alcuni pezzi delle grandi organizzazioni criminali, e ne abbiamo trovate di belle. Certamente uno collaboratore di giustizia di Alcamo importante, un tale Giuseppe Ferro, sentito l'anno scorso su questa strana cosa dei Via dei Giorgofili, chiamato a commentare la stranezza di questa strage che abbiamo voluto definire ibrida, un'operazione di falsa bandiera, facciamo apparire i mafiosi autori della strage, ma in realtà dall'esterno pilotiamo l'enormità dell'attentato. E questo Ferro, mafioso di lunga data, dice in stretto dialetto siciliano, dice: signori commissari, ci sono delle operazioni che hanno un nome, sono operazioni abbottonatissime.
L'operazione abbottonatissima lascia intendere che all'interno di un'organizzazione composita e strutturata come Cosa Nostra possano avvenire una serie di eventi criminali importanti non condivisi nell'organizzazione. Ferro, per fare un esempio, precisò che delle stragi continentali non avevano parlato neanche a Brusca. Sì, sì. E questo vuol dire molto. Beh, nemmeno per via D'Amelio ne parlarono a Brusca e gli altri. Chi le fa le operazioni abbottonatissime? Vengono quella dei giorgofili è concepita e gestita da Matteo Messina Denaro. Però adesso tu tiri in ballo Matteo Messina Denaro, ma hai tirato in ballo anche un altro nome che è Gutta D'Auro, che per adesso diciamo, ci ha abituato in questi giorni a risentirlo perché è il cognome dell'avvocatessa che lo difende, che è anche la nipote. E se pensate a questa famiglia in cui c'è il papà di questa avvocatessa che fa l'ergastolano, il fratello è stato arrestato per mafia ed è un personaggio, è il prediletto di Matteo Messina Denaro, il marito dell'avvocatessa è stato anche lui arrestato per mafia, adesso è libero, diciamo, è tornato. Lo zio dell'avvocatessa è il medico, era un primario e la mattina riceveva consiglieri comunali, politici locali, organizzava la politica diciamo, della città e la sera appunto nello stesso salotto invece riceveva i mafiosi e organizzava non solo, parlava dell'alta mafia e della strategia della mafia anche di comunicazione, ma parlava anche di estorsioni, di omicidi, eccetera. E anche lui arrestato. Matteo Messina Denaro aveva una venerazione per questo medico, ma il medico ancora di più si piegava e baciava le mani a Matteo Messina Denaro, era un connubio. Una grande e bella famiglia. A un certo punto questi Gutta D'Auro hanno anche una sorella, ci può stare, come... E quindi si ritrova questi fratelli mafiosi, questa sorella partorisce un ragazzo che cresce a Palermo, questo ragazzo a un certo punto decide di laurearsi in giurisprudenza anche lui come la cugina però decide di fare l'avvocatessa, questo ragazzo invece decide di fare il magistrato. Quindi dice che c'entra Messina Denaro? Perché una sorella di Matteo Messina Denaro sposa un Gutta D'Auro. Dice, vabbè, sono parenti alla lontana, però le famiglie si uniscono. Quindi questo ragazzo fa l'esame per diventare magistrato e lo supera. Oggi è un magistrato. È sposato con un altro magistrato e fino a qualche anno fa, finché io non ho scritto che c'era un parente dei Gutta D'Auro che faceva il magistrato, è stato anche e ha fatto anche direzione distrettuale antimafia, l'ha fatto nel nord-est. Dopo che ho scritto questa cosa ha chiesto di essere trasferito ed è attualmente al Tribunale dei minorenni, alla Procura dei minorenni, però è il capo della sezione ANM del suo distretto, cioè il capo del sindacato del suo distretto. Anche lui mi ha querelato, citato a giudizio. E quindi io quando sono andato alla conciliazione ho detto attraverso il mio avvocato, ho detto non c'è problema, dottore, io sono pronto a chiederle scusa, lei basta che mi pubblichi, che faccia una lettera in cui dica che Matteo Messina Denaro è un pezzo di merda, che è una persona che deve essere arrestata, è un latitante che deve scontare la sua pena, io la pubblico, accanto le chiedo scusa. Beh, non è mai arrivata questa lettera e non la stavo chiedendo al dottor Gutta D'Auro, medico condannato per mafia o a un altro favore, lo stavo chiedendo a un magistrato che di fatto è ancora in esercizio e che di fatto non avrebbe avuto nessun motivo di non scrivere una lettera, anzi di prendere le distanze
non solo dalla sua famiglia, ma anche da Matteo Messina Denaro. Ma questo è quello che accade ancora oggi. E quindi mi fa specie quando poi ci sono delle connessioni di cui ci stupiamo. E mi stupisco anche del fatto che questo magistrato, quando io l'ho raccontato, lavoravo per l'Espresso, ho fatto nome e cognome tutto quanto, i giornalisti di quel territorio sono stati solidali con lui, e lui infatti nella citazione me lo scrive, cioè i giornalisti del territorio, la TGR, i giornali locali, nessuno si è permesso di riportare questa cosa, soltanto Lirio Abate. Ora, siccome uno le parentele non se le inventa, ma se sei parente, se sei cugino, se sei nipote, sono cavoli tuoi. Cioè, e se fai il magistrato, ancora di più devi essere più trasparente. Ma questo è quello che avviene nella mafia di oggi. Non che, attenzione, che è mafioso. Questo avviene nella mafia di oggi di Matteo Messina Denaro, in cui ti muovi, ti giri e ti ritrovi una maestra elementare che è la sua amante, che lo favorisce. Ti gira e ti rimuove e ti trovi un medico condotto, un massone che gli firma le certificazioni mediche per essere operato. Ti gira e ti rimuove e trovi un aiuto primario che si fa i selfie con lui perché sono tutti e due di Castelvetrano, eccetera. E ti giri e ti rimuovi nell'ambiente di Matteo Messina Denaro di oggi e ti accorgi di come gli intrecci depistanti di una società depistante oggi favorisce la mafia. E per questo, è in questo, diciamo, noi non arriveremo mai a trovare una vera verità sulle stragi o su alcuni delitti eccellenti, perché ancora oggi ci sono questi favoreggiatori o queste persone che non prendono le distanze, non le prendono perché non le possono prendere, perché sono agganciati culturalmente o da familiarità o da altri legami, e quindi è complicato. Ma questo è quello che è la realtà di oggi. E quindi, se il dottor Donadio dice delle cose, eccetera, va a suo rischio e pericolo, perché si guarda intorno, che sono tutti quanti belli tranquilli o allineati nella ricerca della verità. C'è sempre purtroppo qualcuno che è colluso o comunque contiguo a certi ambienti. E la storia di oggi, del 2023, di Matteo Messina Denaro ce lo dimostra. Guarda, adesso però riprendo la parola, sì, d'autorità, perché vorrei toccare un altro aspetto. Giovanni Falcone, prima di andarsene a Roma, quando era ancora a Palermo, una delle ultime indagini che fece riguardava l'omicidio di Piersanti Mattarella, fratello dell'attuale Presidente della Repubblica. C'è quella foto straziante di lui con il fratello morente tra le braccia, e si era convinto che, fermo restando che fu un omicidio deciso dalla cupola, ormai hanno ricostruito anche chi era a favore, chi era contro, chi era titubante, eccetera, quindi è un omicidio deciso da Cosa Nostra e non ci sono piste alternative, però l'esecutore, nonostante la caterva di pentiti che ci sono, è rimasto ignoto. Falcone si era convinto che fossero due terroristi di destra di Roma. Uno di due era Valerio Fioravanti, l'altro era Gilberto Cavallini, sono stati condannati per la strage di Bologna, ma per l'omicidio Mattarella sono stati assolti con sentenza definitiva e vanno considerati innocenti. Però più passano gli anni, più i nuovi elementi di prova che vengono fuori rafforzano la tesi, di l'idea di Falcone, invece che indebolirla. Nelle ultime sentenze sulla strage di Bologna trovate un ampio capitolo per dire in sostanza aveva ragione Falcone. E questo è un caso in cui merita approfondimento l'ipotesi che, con, chiamiamolo, il terrorismo mafioso, abbia collaborato anche il terrorismo nero, quello di serie A, quelli delle stragi che hanno insanguinato l'Italia da Piazza Fontana in poi. Ci sono alcuni personaggi che vengono fuori nelle stragi di mafia che hanno un passato interessantissimo. In particolare mi ricordo un artificiere, uno passato come l'artificiere di Capaci, che mi pare fosse di Ordine Nuovo, giusto? Sì.
È giusto. E si chiama Vita Opere? Pietro Rampulla, un ordinovista catanese più o meno. Messinese. Appunto, di Barcellona, Pozzo di Gozzi. Sì. Ma orbitante per più di un verso, nella sì. mafia catanese. Diciamo si esercitava a far esplodere degli ordigni in occasioni in cui si praticavano le estorsioni. Il problema è di Pietro Rampulla, ordinovista, interno all'estremismo militante, si sa da sempre. Ma è come se questa carta, Lirio, fosse stata scartata. Perché il teorema accettato è l'esclusiva responsabilità di Cosa Nostra nell'eliminazione di Falcone. Punto. La questione di Rampulla è ancora più complicata, perché secondo le risultanze processuali, Pietro Rampulla ha seguito l'azione esecutiva di Capaci, anzi l'ha eseguita, però il giorno dell'attacco prende un giorno di ferie, se ne va, ha altre cose da fare. E compare, diciamo, un sostituto che si chiama Brusca. Brusca, nel primo processo in Corte d'Assise, è ormai un collaboratore di giustizia e si prodiga per raccontare la verità. E in questo suo prodigarsi riesce, in maniera vorrei dire straordinaria, a scindere il rumore dell'esplosione e dice... È scritto nella sentenza. Ho premuto il telecomando e poi ho sentito boom, boom. Non è un cartone animato. Sono le parole di Brusca che isola l'effetto acustico di due deflagrazioni. Io non sono un fisico dei suoni e naturalmente mi sono consultato con persone che si occupano di questo, di questa materia, perché voi sapete che il cunicolo era stato collocato, l'esplosivo era stato collocato in un cunicolo, erano a pochi centimetri di distanza gli uni dagli altri questi contenitori di plastica con l'esplosivo, e quindi mi sembrava strano che nel racconto dell'evento l'orecchio umano fosse riuscito a isolare due fonti, a meno che non si possa diversamente ragionare, prendendo in considerazione l'ipotesi che la grande massa di esplosivo povero, nitrato d'ammonio, che è un concime, non so se qualcuno di voi ha lobby dell'agricoltura, ma il nitrato d'ammonio è concime, è il solito tritolo di seconda mano tirato fuori dalle mine, circa alcune centinaia di chili, non ricordo bene quanto esattamente, quindi una quantità enorme, che l'esplosione di questa quantità enorme fosse stata preceduta dall'esplosione di un booster, di una carica pilota, che nel deflagrare poi trascina nell'esplosione anche la massa di esplosivo povero. Vi ho raccontato prima della pentrite, che è una traccia che si trova negli esplosivi militari. Ora ve ne dico un'altra. Un testimone assolutamente credibile, come assolutamente credibile l'ingegnere che parla del pilota di 1,85, alto 1,85, un tale, anch'egli un ingegnere, questo secondo testimone è il cognato di Dalla Chiesa. Fratello della prima moglie di Dalla Chiesa, è un ingegnere, ha una ditta di elettronica. La sera prima di Capaci si sta recando a Trapani, quindi percorre quel tratto di autostrada che tutti noi e voi conoscete. Vede
fermo sull'altra carreggiata un furgone Fiat bianco, praticamente uguale a quello della sua ditta. Allora inchioda la macchina, un po' diciamo avventurosamente attraversa le carreggiate dell'autostrada, va dall'altro lato, si porta nell'altra corsia, quella che va verso Palermo, si avvicina pensando che potesse essere stato rubato dalla sua ditta quel tipo specifico di furgone, e nell'avvicinarsi però si rende conto di versare in un errore, perché il furgone ha le porte aperte e all'interno delle porte non vi è materiale elettrico, non vi è il materiale che normalmente veniva trasportato dal suo furgone, ma vi era materiale per l'edilizia. Però vede due persone che stanno stendendo dei cavi verso la scarpata. Avrete già intuito che questo ingegnere, che si chiama Naselli Flores, rende dichiarazioni estremamente precise e dettagliate e nota quello che erroneamente ritiene essere il proprio furgone fermo esattamente all'altezza del cunicolo che poi esploderà trascinando con sé Falcone, la scorta, eccetera, eccetera. Capace. Era proprio lì, sulla verticale di quel cunicolo. Potrei aggiungere molti altri particolari. Affermo questa cosa che ovviamente trova ampissimi riscontri. Questo ingegnere vede due persone srotolare dei cavi e la scarpata. Io vi devo dire la verità, non avevo capito bene il contenuto di questa testimonianza, proprio la dinamica della descrizione che fa questo ingegnere. Le idee mi si sono chiarite perché una volta avevo un po' di tempo in più, dovevo andare a Punta Raisi e chiesi all'autista che conduceva la macchina, mi portava a Punta Raisi, di abbandonare l'autostrada e di fare la strada parallela. Avevo cioè interesse a passare nei pressi del cunicolo e vidi da giù, diciamo, da sotto l'autostrada, questo declino di terreno battuto che coincideva perfettamente con la descrizione dell'ingegnere Naselli. In quella circostanza vengono formati degli identikit e vengono anche pubblicati dai giornali dopo l'esplosione degli identikit. Tra questi identikit ce n'è uno che ritrae un personaggio dalle fattezze un po' curiose. Altri sviluppi dell'indagine avvicinano questo identikit al possibile identikit di faccia da mostro. Ma non lasciamoci suggestionare dalla storia degli identikit, che è un altro capitolo che meriterebbe un'ampia trattazione. Prendiamo in considerazione che significato ha una attività di un furgone all'altezza del cunicolo della strage di Capaci, poche ore prima dell'esplosione. Però c'è un problema. Naselli è un personaggio credibile. È lui che chiama la polizia per raccontare quello che gli è accaduto poche ore prima dell'esplosione. È lui che continua a sostenere con dovizia di particolari, aggiunge particolari a questa sua tesi. Io solo nel corso dei lavori della Commissione Antimafia della scorsa legislatura ho preso durante un'audizione che questo ingegnere Naselli sarebbe stato minacciato più volte da anonimi dopo aver reso questa denuncia alla polizia. Però abbiamo anche scoperto, a proposito del furgone, che quel furgone bianco, a proposito del furgone e a proposito dei depistaggi, Paolo, che quel furgone bianco era stato anche visto da un poliziotto che tornava a Capaci pochissimo tempo prima dell'esplosione. Quindi sono due che vedono il furgone bianco. La storia di questo furgone bianco visto dal poliziotto diventa ancora più complicata però. Lirio, tu sicuramente ne hai sentito parlare, perché questo poliziotto è un giovanotto che cammina con una signora sposata
è piuttosto imbarazzato, ma vince ogni remora, va dal comandante della polizia stradale, perché è un poliziotto della stradale, racconta di aver visto questo furgone bianco e il suo superiore, con una lettera 88 Olivetti, mi posso essere preciso perché ho passato alcune ore a discutere di questa cosa con quello della lettera 88, stila una relazione dettagliata sull'avvistamento del furgone bianco all'altezza del cunicolo di Capaci e la invia alla squadra mobile, alla gerarchia della polizia stradale, quindi ne fa più copie. Quando viene sentito successivamente questo poliziotto galante che cammina con la signora sposata e che è molto imbarazzato per questo, rende una versione stupefacente. Ribadisce di aver visto un furgone bianco, ma improvvisamente scambia la carreggiata dell'autostrada per una via di Capaci, di cui con dovizia di particolari indica anche la denominazione toponomastica. È l'unico poliziotto della polizia stradale, io faccio questo mestiere da più di 40 anni, che ho incontrato nella mia attività di magistrato, che scambia un'autostrada per una viuzza di paese. E la storia di questo poliziotto, che diventa una storia molto travagliata, Lirio Abate certamente la conosce meglio di me, e viene, diciamo, incorre in una serie di conseguenze, ma se la prendono col poliziotto perché secondo qualcuno potrebbe aver commesso addirittura un delitto di calunnia. Quando l'ho sentito, a me è parso una persona sincera, e quando gli ho chiesto se la versione scritta sulla lettera 88 dal suo superiore era quella veritiera, senza tentennare neanche un secondo, ha ribadito con estremo vigore di aver visto il furgone bianco sull'autostrada che collega Capaci con Palermo. Però e questo, quindi, con Rampulla qual è il collegamento? Ma questa è una domanda pungente. Rampulla è sicuramente un esplosivista. Rampulla sicuramente ha fatto parte del comando. La strage di Capaci, Lirio, sicuramente è stata fatta da Cosa Nostra. Precisiamo però qualcosa in più. Io non anelo alla revisione del processo di Capaci. Ci mancherebbe altro. Se tu diffondi questa notizia, diciamo, aumenterai notevolmente il tasso, diciamo, la PIL nei confronti di tante persone che diranno che non ci siamo. La strage di Capaci è stata compiuta da un manipolo di uomini di Cosa Nostra di Alto Fonte. Gli operai di Capaci erano tutti altofontiani. E questi altofontiani erano Gioacchino La Barbera, in primis, Gioè, morto, dicono i francesi, pendu, appeso con una corda al collo in un carcere della Repubblica, e Di Matteo, il famoso pentito a cui hanno rapito il figlio. In pratica, gli esecutori materiali di Capaci sono stati sterminati, perché a Di Matteo hanno preso e ucciso il figlio dopo 700 giorni di prigionia. E ora ne parliamo, perché tu hai affrontato molto bene questo capitolo. Io ti do la mia lettura della vicenda di Di Matteo. Alla Barbera hanno raccontato che il padre si era impiccato. Come dire, è una presentazione piuttosto importante, ma falsa, perché il padre di La Barbera era stato impiccato. La storia di Gioè la conoscete tutti, è una storia assolutamente misteriosa. Io non escludo che Gioè, prima di morire, verosimilmente di essere ucciso in carcere, avesse avviato una collaborazione con le forze dell'ordine. E, peraltro, Gioè e Gioacchino La Barbera scompaiono, vanno insieme a fare, si nascondono in un misterioso appartamento di via Ughetti che viene riempito di microspie, ma questo sarebbe un'altra storia. Gli altofontiani vengono sostanzialmente sterminati. La cosa che noi ricordiamo degli altofontiani, e la cosa più tragica di tutte,
è la storia di Giuseppe Di Mattè. L'informazione ha costruito una enormità di comunicazione sulla storia di Giuseppe Di Matteo. Tantissimi articoli, tantissimi libri, tantissime narrazioni. E tutti sanno, conoscono la storia di questo bambino, è una storia terribile. Ma perché, secondo voi, è nell'ambito di questa politica di sterminio, di annientamento degli altofrontiani, viene preso il figlio di Matteo? Di Matteo aveva già svelato le cose che aveva da dire su Capaci. È molto complicato che Di Matteo potesse dire di più, o è ancora più complicato però che Di Matteo potesse smentire le cose già dette, con o senza il figlio catturato. Allora bisogna tornare alla prima ipotesi. Di Matteo era in grado di raccontare di più? E qui si apre un capitolo molto strano. Un personaggio coinvolto nella barbara, terribile uccisione di questo bambino, Monticciolo, personaggio vicino a Brusca, racconta del rapimento e della morte atroce di questo bambino. In un libro che ha un titolo molto strano, Era il figlio di un pentito, questo libro è stato scritto da un giornalista dell'Unità. Basile, sì. Come? Basile. Basile. Io ho parlato con questo giornalista Basile. E non abbiamo avuto, diciamo, un colloquio investigativo in senso stretto, perché ci siamo trovati una volta e abbiamo cominciato a parlare. Basile mi ha detto che il libro era il figlio di un pentito, da lui formato sulla base delle esternazioni di questo Monticciolo. Era un libro che nasceva dagli appunti, dai manoscritti di Monticciolo. Quindi non c'è stata una elaborazione narrativa. Tant'è vero che questo giornalista molto bravo mi disse: io ho fatto un grande sforzo a tradurre in lingua italiana e a rendere una narrazione in italiano di questi pensieri contorti, tutti fortemente intrisi, diciamo, dell'idioma, del dialetto siciliano. Ma che cosa c'è di interessante nel libro di Basile, di particolarmente interessante nel libro di Basile? Che compare nella fase ideativa del sequestro del piccolo Di Matteo un uomo che si nasconde, che in particolare nasconde una parte del viso. E lì sei stato attratto. Come? E lì sei stato attratto dal libro. No, io quel libro lo avevo letto già. Naturalmente sono andato a cercare, mi ero procurato il file, sono andato a cercare con la funzione di cerca parola tutte le parole che mi facessero riavvicinare a questo uomo misterioso, di cui si sussurravano varie cose, e la narrazione di Monticciolo. In verità ho anche parlato con Monticciolo, che mi è parso molto, ma molto risentito. Cioè uno tipo faccia da mostro. Molto probabilmente non sì. Io non lo escluderei affatto. Ora Lirio sorride, ma sono certo che Massimo domani si andrà a procurare le fotocopie di questo libro e si butterà in una lettura accanita e molto, diciamo, rapida. Però c'è anche, visto che lo farà, lo vorrei incoraggiare a farlo, dicendo che negli atti della Commissione parlamentare, l'ultima, quella che si è occupata di Via dei Giorgofili, c'è anche una strana narrazione che ha a che fare con la vicenda della morte, del sequestro della morte del piccolo Di Matteo. Quando si incontrarono in certe vicende di questo terribile sequestro, i mafiosi lo fecero da incappucciati. Ora tu sei un mafiologo, 200 volte più di me, perché no. È tutta la vita che ti occupi di Cosa Nostra. Io ho incontrato Lirio Abbate la prima volta in un'aula di udienza di Palermo, quando c'era il processo sulle famose talpe, quindi eravamo seduti vicino, scambiamo dei commenti, anche lui è molto pungente e quindi cominciò a pungere, capì? Quel giorno di che passo era fatto il giornalista di Rabat, ovviamente bravissimo, tutti lo sappiamo. Ebbene, ora ti chiedo, ma
hai mai, nella tua esperienza di cronista, di giornalista di mafia, sentito parlare di un incontro tra uomini d'onore che vanno con il volto celato? A me questa cosa... Se sono massoni, Come i beati Paoli, perché nascondersi? E qualcuno non voleva farsi vedere? E perché non farsi vedere? E mi torna alla mente quel mafioso, quel linguaggio, voglio dire, siciliano, quasi da una cromatina di dialetto di Giuseppe Ferro. Questo vecchio boss mafioso di Alcamo, di cui potete addirittura sentire la viva voce perché è stata registrata da Radio Radicale nel processo 'Ndrangheta stragista, quando parla delle operazioni abbottonatissime, ve l'ho detto prima, quando parla di eventi di Cosa Nostra dove ci sono delle componenti che non devono apparire. Io sono personalmente convinto che l'operazione che ha condotto al sequestro e poi barbaramente alla morte di Matteo Piccolo, di Giuseppe Di Matteo, avesse un solo significato: non consentire a Di Matteo di andare oltre nella narrazione di Capaci. Se vi erano dei terroristi venuti da fuori, peraltro tu sai meglio di me che la polizia giudiziaria all'epoca riuscì a strappare in un'intercettazione ambientale un dialogo di cui si è molto parlato, ma che non è mai stato raffinato investigativamente, perché nelle cose di mafia a volte anche l'informazione dà per scontate delle matrici, però nessuno poi tenta di approfondire o sviluppare la cosa. Paolo Biondani dice: ma Rambulla era un terrorista, era un uomo legato alla destra eversiva, sì, aveva a che fare con le bombe, sì, è andato a Capaci, sì, e non era il solo veramente legato all'ambiente della destra eversiva a muoversi in Sicilia. Paolo Bellini. E qui deve parlare Biondani. Paolo Bellini. E qui deve intervenire lui. Stava in un albergo di Enna, se non vado errato. Spero di non sbagliare, perché poi i registratori, come dire, sono dei giudici severissimi, ma se non vado errato, nel dicembre del 1991, Capaci è del 92. Allora, che è successo veramente? I terroristi venuti da fuori? Di Matteo si ferma, smette di parlare, da un certo punto addirittura scompare durante il suo pentimento, poi ricompare, dove va? Perché rapire il figlio? Ma perché ammazzare il padre di Gioacchino La Barbera? Perché muore l'ultimo degli altofontiani? Perché si neutralizza questa componente? E domanda nella domanda, Gioè prima di morire collaborò? Certo. La morte di Gioè è riconducibile ad una collaborazione di Gioè? Certo, gli eversori, la manina di eversori di destra, diciamo, ne abbiamo, no? Ma anche il fatto che comunque poi anche i terroristi di destra, come Paolo ci insegna, sono sempre usciti impuniti. O comunque, se condannati, quasi sempre. Sto carcere non se lo sono fatti mai, no? Sono liberi. Questo tu lo puoi raccontare. Addirittura di diffamare le vittime della strage di Bologna, cioè. Siamo un paese incredibile. No, torniamo un attimo, sì. Lui ha citato la parola Bellini, qui mi viene il rap, ho fatto uno studio. Velocissimamente, Paolo Bellini è un tizio di Reggio Emilia che nel 1975 è di Avanguardia Nazionale, un movimento di estrema destra, il cui leader è Stefano Delle Chiaie, poi viene sciolto per ricostituzione del partito fascista, quindi si può dire tranquillamente che non è fascista. Nel 75 fa il suo primo omicidio, uccide uno studente di sinistra. La mattina dopo i servizi segreti militari, il SID dell'epoca, fa un depistaggio dicendo che sono stati i suoi compagni di prima lotta, continuano ad ammazzarlo. Poi gliela fanno vedere al padre e il padre chiaramente impazzisce e inizia proprio a perseguitare gli amici del figlio, innocenti. Okay? 40 anni dopo lo stesso Bellini racconta che era invece stato lui ad ammazzarlo, descrive anche le modalità dell'omicidio con dei particolari tali che si capisce proprio che è stato lui.
Da allora Bellini diventa una specie di, come dire, se si dovesse fare un film in Italia sul deep state, no? Di lo stato profondo, eccetera, Bellini sarebbe da serie televisiva. Perché diventa prima un criminale comune però di alto livello, ruba quadri, eccetera. Va in Brasile, acquista una falsa identità, nel senso un falso nome, ma con un vero passaporto. Quindi il classico passaporto di copertura dei servizi segreti. Torna in Italia come finto brasiliano, entra, prende il brevetto di pilota d'aereo, porta in giro tra gli altri il procuratore di Bologna, grande teorico delle piste internazionali su Bologna, e commette un altro paio di omicidi come criminale comune, poi nel 1989-1990 diventa un killer dell''ndrangheta emiliana. Okay? Fa 12 omicidi in Emilia e alcuni tentati omicidi. Uno di questi è anche un attentato in un bar esplosivo, un bar frequentato da calabrese, ci ha buttato proprio una bomba, poteva fare decine di morti. Fortunatamente sono stati solo decine di feriti. E tra, come dire, per non farsi mancare niente, per conto di un ufficiale dei carabinieri si infiltra in Cosa Nostra, perché quando era finto pilota brasiliano, quando era stato arrestato come finto brasiliano, l'avevano messo in cella con Joé, il mafioso di cui ci ha appena parlato lui. Quello che è morto. Lui incontra Joé tra il 91 e l'inizio del 92, mi pare che l'ultimo incontro è aprile 92, quindi siamo dopo a ridosso di Capaci, ed è lui che dà a Cosa Nostra l'idea dell'attacco ai monumenti, che viene riferita da Joé a Brusca, poi se ne parlano i mafiosi tra di loro, dicendo, oh, ma sto qua ci ha detto, se facciamo fuori un magistrato, poi arriva un altro magistrato, ma di Torre di Pisa ce n'è una sola. Quindi a quel punto lo Stato tratta e gli dà l'idea. Nel processo resta il testimone, che ovviamente lui non c'entra personalmente con l'esecuzione. Adesso è saltato fuori, insomma, c'è condannato in primo grado, pare, è stato uno degli esecutori della strage di Bologna. Pare, ma questo lo facciamo scoprire a Lirio Abate, che per un periodo Joé sia stato anche ammesso a un programma di protezione. Però no. Lasciamo che sia Lirio a fare questa Famosa lettera, nella famosa lettera d'addio, apparente lettera d'addio, in cui... insomma, l'ultimo messaggio scritto da Moè prima di morire, un messaggio lungo, eccetera, lui definisce Bellini un infiltrato dei servizi. Quindi, ce ne sono 30.000 di cose, Bellini. Però volevo fare a Lirio un'altra domanda. Sì. C'è un'altra cosa che mi ha... Paolo, Bellini nel processo per la strage di Firenze è testimone. Appunto. Punto. Appunto. Sì, sì. Ho detto punto, non ho detto altro. E... sempre in tema di dati certi che ci sono presenze non mafiose nelle stragi mafiose, io ho letto questa cosa, ti chiedo se è vera e magari di elaborarla. E, il 26 giugno, quindi un mese dopo Capaci e prima di Via D'Amelio, Borsellino fa un'uscita pubblica in cui dice: ho scoperto cose sulla strage di Capaci, voglio testimoniare, voglio parlare con i magistrati di Caltanissetta. L'allora procuratore di Nebra lo ignora. Questa uscita pubblica è data 26 giugno. Lo stesso giorno qualcuno apre il computer di Falcone, personale mi pare, che era sotto sequestro, e resetta il computer, spariscono i files del computer di Falcone. Questo 26 giugno non può essere stata la mafia, chiaro? Era un computer dell'eroe nazionale ucciso. Ma fra l'altro è in via Renula. Era il computer. Era a Palazzo di Giustizia, al Ministero della Giustizia. Sì, voglio dire. Ed era il suo computer personale. Sì. E viene cancellato tutto. Ma anche databank, no Gianfra? Anche, cioè lui aveva questa agenda elettronica. Io avevo una Casio. Sì. Questo databank. Quello che mi ha colpito di questa agendina di Falcone, perché sapete, nella mia vita precedente ho passato molti anni della mia vita a occuparmi di queste cose, quindi piano piano abbiamo visto molte cose. Ecco, l'agendina Casio di Falcone era un databank, diciamo, tra i primi entrati in commercio. Non aveva ovviamente la capacità che ha un qualunque nostro telefonino. No, però si archiviavano degli appunti. L'archiviazione era molto complicata. Però Falcone aveva
nella propria agendina elettronica l'elenco dei gladiatori. Sì, ed è stata anche questa cancellata il 26 giugno? No, questa no. No. Ah, cioè, non è stato provato. Mai accertato fino adesso chi è entrato nel computer e ha fatto questa pulizia. Cioè, quello che viene dal computer personale. Sì. Dico, sì. Io con questo non voglio dimostrare che cosa nostra è fuori, perché non vorrei che domani uno scherzo. No, chiede la revisione. Però io penso, dal mio convincimento, a una certa età, quindi alla fine qualche idea me la sarò fatta dopo una vita occupata di questa roba, che cosa nostra, secondo il mio punto di vista, nella fase di destabilizzazione che ha pervaso la vita del nostro paese dopo Moro, perché per capire le cose bisogna ricominciare a riavvolgere il nastro da Moro in poi, ha avuto un ruolo progressivo importante. Già negli anni Ottanta, già nella vicenda dei treni, del Rapido 904, e ha sostituito le frange progressivamente dell'estremismo di destra, ordinovista, per esempio, in un'operazione strumentale, in un disegno di destabilizzazione ispirato da altri. È condotto non da Cosa Nostra nel senso unitario e globale, ma da quei livelli abbottonatissimi di Cosa Nostra, per usare il gergo del vecchio mafioso alcamese Giuseppe Ferro, che ne ha parlato espressamente nel processo 'Ndrangheta stragista e ne ha parlato nuovamente dinanzi alla commissione di mafia, quindi sono cose che ho ascoltato con le mie orecchie. Me le ricordo perfettamente, parola per parola, tant'è che Ferro fu feroce nei confronti di Matteo Messina Denaro a proposito della strage dei Giorgofili, dicendo che era stata una pazzia mandare a Palermo 4 mafiosi raccogliticci, i quali peraltro ebbero pure una specie di cachet di rimborso spese per questa trasferta. Perché per quell'operazione, se fosse stata Cosa Nostra, più o meno, questo è il tenore letterale delle sue parole, avrebbero dovuto mandare sperimentati uomini di onore, non gente che poi si mette a telefono, lascia tracce nei tabulati e fa tutta una serie di altre sciocchezze che per Ferro sono delle banalità, delle imbecillità incompatibili con la mafia. Però ci tiene a dire che è un'operazione abbottonatissima. Peraltro, io vorrei aggiungere, ovviamente il dialogo con Ferro è stato diverso, è tutto registrato, se qualcuno vuole farlo, lo può ascoltare e ricostruire. Ma io vorrei aggiungere che la chiave di volta, la risoluzione del teorema da parte della Procura di Firenze, e in particolare di Vigna, della strage di Firenze, che indubbiamente è l'evento stragista più devastante e più grave di tutti, è enorme dal punto di vista criminale e anche militare. L'operazione di Firenze, diciamo, l'abbiamo sottovalutato, no? Ma analizzandolo ci rendiamo conto che è un fatto enorme. La chiave risolutiva di questa strage è stata la testimonianza di un medico, un tale Vincenzo Ferro, figlio di questo super mafioso Giuseppe Ferro, il quale, devo dire, è condannato per la strage, è un po' una voce narrante, è una sorta di Virgilio che accompagna gli inquirenti a dipanare questa matassa. Gli inquirenti si muovono anche sulla base di altri elementi, ci sono indagini sulle telefonate, ci sono tante cose importanti nella strage di Firenze. Però quello che mi ha colpito molto è che Vincenzo Ferro ha subito questo processo di Firenze Lirio a piede libero. Non è stato mai destinatario di un'ordinanza cautelare per la strage di Firenze. E ci sono delle incongruenze. Una incongruenza ve la racconto, poi io dico, è tardi, penso che vi sarete anche stancati. Vincenzo Ferro parla di un frame, di una piccola immagine della strage.
racconta l'allontanamento del Fiorino alla volta di Firenze. Fiorino è stato rubato a Firenze, viene portato a Prato, dove i mafiosi hanno una base operativa, viene, in questo Fiorino vengono inserite, secondo le dichiarazioni dello stesso Ferro e successivamente di Spaduzza, due forme di parmigiano, si tratta di esplosivo pressato in buste della spazzatura, arrotondato perché le buste della spazzatura ovviamente riempite assumono una forma circolare, pressato, scocciato, una nuova parola, cioè chiusa con lo scotch, depositato nel portabagagli del Fiorino. E racconta questa cosa. A un certo punto io, da molti anni vorrei dirvelo, leggo sempre tutte le domande formulate dagli avvocati dei mafiosi, anche nei processi che non ho, di cui non ho, mi sono occupato direttamente. Credo che sia molto istruttivo farlo. E naturalmente ho ricostruito in aula le domande rivolte a Ferro. Parla l'avvocato di Riina e chiede a Ferro: lei ha dichiarato che il Fiorino è partito intorno a mezzanotte, però ha precisato che era partito dopo la fine di una certa partita di pallone, quindi abbiamo un orario proposto da Vincenzo Ferro intorno a mezzanotte, però Vincenzo Ferro collega questa partenza alla partita, o meglio al finale della partita. Questo avvocato dei mafiosi, un avvocato molto bravo, molto capace, molto preparato. Capace è proprio l'aggettivo giusto. E a un certo punto abbandona queste domande, cambia argomento. Però prima di chiudere il suo intervento in aula dice: ma lei lo sa che la partita è finita alle 10:30? E Ferro ha un attimo di esitazione, ribadisce quello che ha detto prima, però c'è un vuoto di un'ora e 30 minuti. Questo vuoto di un'ora e 30 minuti viene fuori dalla domanda tranchant dell'avvocato dei mafiosi. Io no, vi devo confessare che non capisco nulla di calcio e quindi ho dovuto innanzitutto cercare di capire qual era la partita, ce n'è voluta un po', però oggi con internet si possono fare delle cose interessanti. La partita era finita esattamente alle 22:30, o meglio, era finita. Secondo il calendario era iniziata alle 20:30, poi mi hanno spiegato ci sono o non ci sono dei tempi supplementari? Non ci sono dei tempi supplementari. La partita finisce regolarmente alle 22:30. Abbiamo una differenza tra le dichiarazioni di questo dottore, questo medico, e la domanda del mafioso. Su questo cuneo si infila il lavoro della commissione parlamentare. Vi dico come finisce questo lavoro. Noi giungiamo ad un drammatico confronto tra Ferro e Spaduzza. A metà di questo confronto, ed è stata una pagina secondo me importante dei lavori della Commissione parlamentare antimafia, Ferro cambia versione dopo il processo, a distanza di anni e individua la partenza del Fiorino, diciamo, alla fine della partita di pallone. Questa benedetta partita di pallone riscrive la storia della strage di Via dei Giorgofili, riconduce, getta luce su un cono di almeno un'ora e mezza, la narrazione che noi leggiamo nella sentenza di Via dei Giorgofili, che il Fiorino parte da Prato e arriva a Via dei Giorgofili. È un tragitto che viene coperto in poco più di 30 minuti, 40 minuti, se proprio avete voglia, leggete la motivazione della sentenza. Noi dobbiamo recuperare un'ora e 30. Paolo parla della testimonianza di un tale che si chiama Barreca, che dice che intorno alle 11:30, ora i dettagli continuo a non ricordarli, mi dovete scusare, è passato un po' di tempo, vede un Fiorino
una Mercedes, ancora un'altra macchina, fermarsi in una via centralissima di Firenze, ricostruisce un concitato ragionamento che ha parte da un leader, da un capo. Questo capo che impartisce degli ordini è una donna. E i carabinieri formano un identikit di questa donna. Scopriamo che la commissione ritrova. Scopriamo però che anche la polizia forma a sua volta un identikit della donna che impartisce gli ordini operativi. Però c'è un problema. Acquisiamo tutti gli archivi della stampa nazionale e locale, molti identikit sono stati pubblicati. Non è mai stato pubblicato, a differenza di Via Palestro, di cui tu sei maestro, Paolo, non è mai stato pubblicato l'identikit della donna bruna con i capelli a caschetto. Perché? Non lo sappiamo. Sappiamo che la sentenza di Via dei Gergofili è stata scritta attingendo a piene mani dalla narrazione del dottor Ferro, il quale senza soffrire molto, perché lo ha compiuto, è stato sottoposto a quel processo a piede libero senza essere raggiunto da ordinanze cautelari, ha, come dire, dipanato la matassa, salvo poi, 30 anni dopo, più o meno, a dire un momento, c'è un problema, un'ora e mezzo non corrispondono. E su quell'un'ora e mezzo noi abbiamo scritto 100-110 pagine, se volete potete leggere, per criticarle, per smentirle, però vanno considerate, perché c'è il problema dell'altezza del pilota, c'è il problema che Cosa Nostra aveva 150 kg di tritolo e lì ne sono esplosi 257 di ben altro esplosivo. C'è il problema che non è vero che il fiorino è andato direttamente a Via dei Gergofili, c'è il problema della donna e poi ci sono altri problemi minori che posso anche trascurare, ma che sono anche suggestivi per chi si occupa di cose, come dire, complicate. Per esempio, agli atti del processo c'è un fax che arriva al consolato in cui viene detto: raccomandato ai cittadini americani di non andarsene in giro, forse c'è un blackout, c'è uno sciame di anomalie. Io vi ho raccontato solo le anomalie primarie, quelle che a me è il mio punto di vista personale, però me lo dovete consentire, faccio questo mestiere da un po' di tempo e quindi alla fine qualche idea devo essermela fatta. C'è un altro depistaggio non secondario a quello di Scarantino, Paolo, per nulla. Quello forte. Andiamo avanti con le domande, siamo alla terza di 18, sto scherzando. Perché le stragi di mafia si fermano dopo il fallito, l'ultimo progetto di strage conosciuto, il fallito tentato allo Stadio Olimpico di Roma a gennaio 94, dove hanno fatto saltare in aria un centinaio di carabinieri? Per problemi operativi l'attentato fallisce e poi le stragi di mafia si fermano. La domanda che ci poniamo ancora adesso è capire perché si fermano, perché Graviano, dopo l'incontro che Graviano fa con Dell'Utri e Graviano vengono arrestati dopo qualche settimana da quell'incontro che fanno a Roma, tutto si ferma, l'attentato non viene ripetuto. Perché arrestano i Graviano? Perché arrestano i Graviano? Punto. Io però voglio fare un'altra domanda a Lirio Abate, di cui riconosco il palato fino. Perché arrestano i Graviano? Perché i due più grandi latitanti d'Italia, che sono due ombre imperscrutabili, due entità eteree, vanno a pranzo nello stesso ristorante a Milano, come dire, mettendosi sotto i piedi tutte le più banali, elementari regole, non dico di Cosa Nostra, ma anche di una banda di topi di appartamento. Beh, qua sono preparato, l'ho scritto nel libro. Oppure qualcuno fa arrestare Graviano? Perché se qualcuno fa arrestare Graviano, chi fa arrestare Graviano ha deciso o intende o aspira alla fine della stagione stragista. Allora, Graviano durante un processo
ha accusato Silvio Berlusconi di essere il mandante del loro arresto, cioè quelli che li ha fatti arrestare. Ufficiosamente non è così. Diciamo, la soffiata arriva da Brancaccio. Ma io, non avendo le prove, penso invece che la soffiata arriva da Milano. A chi arriva? Arriva a Palermo. Cioè questa soffiata, secondo te, parte da Milano, arriva a Palermo e i carabinieri di Palermo partono per andare vanno, a Milano. E vanno a Milano. Seguono di fatto, ma di fatto è così, di fatto cioè, è una storia pazzesca. Diciamo. Innanzitutto bisogna capire, i Graviani vengono arrestati nel 95, a gennaio del 95, mi pare. No, proprio... 94, a gennaio sì. del 94. Vengono arrestati nel giorno in cui Berlusconi annuncia la discesa in campo. Vengono arrestati dopo l'attentato di Via dei Gladiatori, quello di Roma. Sì, allora un attimo, perché non tutti conoscono chi sono... La cronologia, no, diciamo. Ci sono due fratellini che si chiamano Giuseppe e Filippo, sono due grandi mafiosi, amici di Matteo Messina Denaro. Tutti e tre camminano insieme con le loro fidanzate e vanno a fare mettendo bombe e uccidendo persone, e nel frattempo si fanno la vacanza in giro per l'Italia, ma in giro per l'Italia nel senso vero, che dalla costiera adriatica a Venezia fino a Sanremo, a Costa Smeralda, in Toscana, eccetera. Nel 93, estate del 93. Hanno intenzione di fare un ennesimo attentato e di ammazzare decine di carabinieri mentre sono su un pullman allo Stadio Olimpico. Fallisce questo attentato, non si capisce bene mai perché fallisce l'attentato, non lo ripetono, però loro, Giuseppe Graviano, si vanta di questo fallimento dell'attentato, delle cose che sta facendo, con Marcello Dell'Utri, che incontra da latitante, Giuseppe Graviano, incontra Dell'Utri a Roma e dice stiamo facendo questo, quell'altro, stiamo facendo tutte queste cose, è fallito pure l'attentato. Scusa, non si capisce. Fonte di questo è Spatuzza. Non si capisce bene, cioè lui è così contento, Giuseppe Graviano, che dopo questo incontro incontra Gaspare Spatuzza, che è il suo fedele servitore, servo, schiavo, e gli racconta che di aver incontrato Dell'Utri e di avergli detto che hanno il paese in mano ed erano così contenti. Fino a quel momento, siamo nel 93-94, Giuseppe Graviano, che noi di cui adesso parliamo, Giuseppe Graviano, mettono le bombe, eccetera, nessuno in Italia si cagava Giuseppe Graviano, ma manco Matteo Messina Denaro. Cioè adesso noi, a distanza di 30 anni, tutti quanti, perché guardiamo alle cose di 30 anni fa, e oggi nel 2023 non sappiamo oggi la mafia chi è, chi sono, lo diremo nel 2055, diremo anche vedete nel 2023 quei cretini a Gazzoldo dicevano ste cose e c'era lo zio Gaspare che stava. Quindi Graviano perché era latitante? Perché diciamo, botta di fortuna anche investigativa, si era individuato come il responsabile dell'omicidio di padre Pino Puglisi, e quindi si cercava come latitante questo mandante, questo mafioso, perché era di Brancaccio, quindi era una ricerca tipo palermitana, siciliana, cerchiamo questo qui, ma nessuno pensava che poteva avere questi contatti, tanto infatti che anche le indagini su Via D'Amelio non avevano puntato ai Graviano, avevano proprio smosso la direttiva verso un'altra cosca, quella accanto, che non c'entrava niente, quella di Pietro Aglieri. Graviano invece ha così tanti soldi, una famiglia piena di soldi per il traffico di droga che aveva fatto suo papà e anche loro, è così pieni di contatti con la politica e con il mondo imprenditoriale che arrivano fino a Milano con Marcello Dell'Utri, si incontrano in gran segreto e progettano grandi cose. E secondo Gioffrè pieno di contatti con i servizi segreti. Anche. Lo dice Gioffrè. Anche. E quindi che cosa avviene? Che secondo una ricostruzione giornalistica, proprio che cosa fanno? Questi iniziano a girare l'Italia, eccetera, vanno e frequentano molto anche Milano. A Milano loro hanno degli amici, i fratelli si trasferiscono lì dopo aver incontrato Dell'Utri, avergli raccontato i progetti e gli attentati fatti prima, il fallito attentato e quello che volevano fare. Nel frattempo, coincidenza, sovrapposizione, ma sono coincidenze, non prendetele come una cosa
stava per scendere in campo il Cavaliere con una formazione politica nuova che si chiama Forza Italia, e quindi tutto quanto andava. Ma voi immaginate se alla vigilia della discesa in campo del Cavaliere venivano ammazzate decine di carabinieri con un attentato allo Stadio Olimpico, che cosa poteva accadere? Che sicuramente una nuova formazione politica non aveva dove andare, che sicuramente già eravamo devastati da Tangentopoli e non c'era nessuno che poteva tenere o comunque sostenere una seconda repubblica dopo questo fatto così tragico di sangue, che Cosa Nostra aveva intenzione di fare e che fallì e che poi non ripete più. Quindi loro si trasferiscono a Milano perché dovevano far incontrare alcuni amici, perché dovevano far fare il provino al figlio di un loro amico nel Milan. Tra l'altro questo ragazzo poi ha continuato a giocare, è diventato un bravo giocatore di Serie A, ma lui non ha colpa. Giusto? Sì. Giusto. E casualmente vanno in questo ristorante, un carabiniere da Palermo segue questa coppia che doveva incontrare Graviano a Milano, li segue e arrivano fino al ristorante. La coppia, e tu dici, erano, può essere una fantascienza. No. Erano le loro fidanzate, le loro donne? No, erano una coppia di palermitani con il figlio, dovevano far fare il provino al figlio al Milan. E dice, andiamo a Milano, che ci sono degli amici che conoscono qualcuno del Milan, ci fa fare questo provino. Una fonte dice a questo carabiniere a Palermo, dice, probabilmente se segui queste persone, questa coppia con il figlio che sta andando a Milano, vanno a incontrare Graviano. Siccome questi, dice, noi li stiamo cercando perché hanno ammazzato padre Pino Puglisi, vediamo di individuarli. Si mettono e vanno in treno. Questo carabiniere segue la coppia in treno, tanto che quando arriva a Milano chiama giudice, ma e vede che questa coppia si incontra con uno dei Graviani, dice mandatemi dei rinforzi, ha incontrato Graviano, quindi continua a seguirlo. A Milano questo carabiniere segue la coppia che lui pedinava e dopo aver incontrato il Graviano, e scopre che la sera sarebbero andati a cena in un ristorante al Cacciatore. Perché Gianfranco tutto questo fino adesso dice potrebbe essere fantascienza? Perché è la svolta successiva che dice è fantascienza, ma dice ma non è possibile. Quindi questi arrivano la sera al Cacciatore, è un ristorante che la famiglia Graviano frequentava da sempre quando erano latitanti lì, e quindi si siedono a tavola Giuseppe Graviano con la fidanzata, Filippo Graviano, che è fratello, con la fidanzata. E poi queste due coppie, cioè una coppia con il figlio e un'altra persona sempre da Palermo. I carabinieri entrano, fanno irruzione nel ristorante, fermi tutti, e prendono e vanno da Giuseppe Graviano, che riconoscono. Dice, fermo Graviano, lei è in arresto. Tutti quanti restano così, diciamo. E allora prendono anche tutti gli altri, perché sono i favoreggiatori, li portano in caserma. Giuseppe Graviano invece, perché è il boss, viene portato anche lui in caserma. E in caserma cosa accade? Accade che i carabinieri non avevano riconosciuto l'altro Graviano, che è il fratello, che anche lui ha ricercato latitante. Manco sapevano chi era, non sapevano nemmeno chi fosse. Non sapevano manco chi erano quelle persone insieme a loro, perché avevano anche documenti falsi. Come lo scoprono? Intanto perché Giuseppe Graviano viene messo in una stanza e dice Giuseppe Graviano, eccetera. E quello dice che siete del rosso voi. Dice no, territoriale. Ah, vabbè, diventerete famosi pure voi, perché giustamente dice se arresti a me deve essere almeno del rosso, non è che può essere uno. Dice vabbè, deve fare una telefonata, deve avvisare la famiglia, dobbiamo avvisare la famiglia del suo arresto, cosa normale. Dice, dove richiamiamo? All'Hotel San Paolo Palace, perché la mamma dei boss Graviano abitava
nell'attico, superattico panoramico di questo hotel San Paolo Palace, che tutti quanti voi avreste, diciamo, conoscerete, perché se andate a Palermo in qualche cosa di legalità, eccetera, vi portano a San Paolo Palace, che è stato costruito dai Graviano. La mamma, la famiglia Graviano, abitava nell'attico con ascensore panoramico che dà sul mare. Dice, pronto, centralino? Sì, la signora Graviano, perfetto. Passiamo. Dice, mamma, mi hanno arrestato. Oh, dice, vuoi parlare con Filippo? Dice, sì. Allora, Giuseppe Graviano dice al carabiniere che va davanti, e dice, senta, vabbè, mi chiami mio fratello che ci vuole parlare alla mamma. Il carabiniere, vi giuro che è scritto nel verbale questa cosa, capisci? Scusi, come, chi è suo fratello? Cioè, dov'è? Mio fratello. Ma che lui è suo fratello? Sì. Ah, che arrestiamo pure lui. Ora, e questa cosa è raccontata nel libro, perché nel verbale è così. Questo per farvi capire che loro non sapevano nemmeno chi erano i Graviano, non sapevano ne sapevano uno, ma non sapevano di due, o comunque che faccia avesse anche Filippo, ed era uno di Palermo che li aveva portati lì, o almeno così dice. Quindi, nello stesso momento, veniva distribuita la videocassetta del cavaliere che diceva scendo in campo. Loro finivano in galera, accusati in quel momento di mafia, ma dell'omicidio di padre Pino Puglisi, e dopo molto tempo si scoprirà che erano accusati anche delle stragi, prima del 93, e poi si scoprirà che erano accusati anche della strage, ma dopo decenni, di Via D'Amelio. Quindi la cosa che io dico è che qualcuno gliel'ha detto che erano nel ristorante, ma quel qualcuno non gli ha detto che erano i due fratelli insieme, che camminavano insieme, e hanno detto va là, o comunque lo puoi trovare là. Certo, c'è una coincidenza strana, che pochi giorni prima Giuseppe Graviano aveva incontrato a Roma Dell'Utri, che gli aveva detto di queste cose, che poi loro sono andati a Milano, che poi magari questo progetto di attentato fallito lo volevano ripetere, e chi scendeva in campo non si poteva permettere una strage di questo genere. Sai il fatto che dopo questo arresto, l'arresto dei fratelli, le stragi finiscono. Ma finiscono pure perché c'è uno sliding doors pazzesco, perché a quella cena al ristorante Il Cacciatore ci doveva essere pure Matteo Messina Denaro, il quale però non parteciperà, non andrà alla cena, perché la fidanzata dell'epoca, questa austriaca molto bella, diceva, come, che poi come non lo so, vi credetemi, diciamo, a guardarlo in faccia Messina Denaro è un mostro, però diciamo, quella sera invece se lo portò via e andarono in un altro posto, e poi da lì poi andarono in Austria a fare altro, e quindi lo sliding doors, cioè questa cosa gli ha salvato, lo ha salvato la resa, perché altrimenti l'avrebbero preso come un foreggiatore, non come Matteo Messina Denaro, se mai fosse stata questa cosa. Quindi è un arresto diciamo, particolare. Tu dici, come fanno i Graviano, che sono i Graviano? Ma quelli si sentivano i padroni sia di Roma che di Milano. Andavano al ristorante, come poi io ho riportato la testimonianza dei proprietari, dei camerieri di lì, diciamo, erano di casa, ci andavano la domenica, andavano anche con la mamma in questo ristorante, in questo posto, eccetera. Quindi chi doveva sapere lo sapeva che si trovavano lì. Cosa Nostra aveva un carnet di cose da fare. E che cosa doveva fare Cosa Nostra nel 1994? Secondo una ricostruzione che coincide con conoscenze di La Barbera, poliziotto, addirittura risalente al 1992, doveva compiere altre due stragi. Ce n'erano altre due da fare. C'era la strage di Bologna e la strage di Venezia. In particolare, la fonte dichiarativa che illumina, diciamo, completamente il progetto stragista, e precisa che a Venezia doveva andare giù un palazzo a Canal Grande. Avevano molte cose da fare.
Ma chi poteva sapere di questa agenda così ricca e complicata? Per rimanere alle conoscenze del SISD, che se non è già accaduto, accadrà, sono state riversate anche a seguito, non solo a seguito della direttiva Renzi, ma a seguito di alcune precise istanze formulate dalla Commissione parlamentare. E nelle carte del SISD si legge che nelle stragi del 1993-94 ha agito accanto a Cosa Nostra un'organizzazione terroristica parallela. Si legge proprio così: organizzazione terroristica parallela a Cosa Nostra. Organizzazione, usiamo gli strumenti della lingua italiana, vuol dire un gruppo strutturato con dinamiche, diciamo, non estemporanee. Parallela è un aggettivo che nel linguaggio mediatico e storico è un aggettivo complicato e difficile nel nostro paese, perché abbiamo sentito parlare di SID parallelo, di sismi paralleli, insomma, molti parallelismi a Cosa Nostra con finalità di terrorismo. Se i servizi segreti sanno, come sanno perché lo scrivono. Sì, però adesso mi tiri una cosa. Sempre in queste carte del SISD, sì. Diciamo, due giorni dopo l'omicidio di Padre Pino Puglisi, nota del SISD. Nota del SISD dice una cosa. Posso aggiungere? No, per farti capire che cosa. Molti dettagli su questa organizzazione. No, ti dico proprio una cosa che. Ma parallela. Dice. Cioè, due giorni prima ammazzano Padre Pino Puglisi a Brancaccio e loro raccolgono anche i volantini del PD e di altri, la mafia, loro fanno una nota in cui dice: omicidio è naturato nell'ambito della criminalità organizzata, è esclusa categoricamente che si tratti di un omicidio di mafia. Lo scrivono, è sottolineato. Guarda, innanzitutto, cioè, allora ora facciamo un lavoro in più. Quindi, no, facciamo un lavoro in più, Lirio, ora dico, è tardi. Non esiste un ufficio stampa e documentazione del servizio segreto. Il servizio segreto attinge le informazioni dalle articolazioni territoriali. Una articolazione territoriale può, per X motivi, tra cui anche quello sostanzialmente ridicolo di escludere la matrice mafiosa di un omicidio a Brancaccio, perché a Brancaccio nessuno si sogna di commettere un omicidio, ma proprio nessuno in assoluto. Quindi dire che la mafia non c'entra con un omicidio a Brancaccio, peraltro un esponente esposto politicamente e pubblicamente, vuol dire una corbelleria che magari lo troverai nell'ambito delle tue ricerche. Sarà facile risalire al centro SISD di Palermo come potenziale, diciamo, redattore di questa nota. Viceversa, le informative SISD, troverai anche queste, che vengono veicolate al SISD nazionale da alcuni centri di controspionaggio dell'Italia del Nord, sono di tutt'altro tenore. Sono peraltro univoche, dove si parla all'interno di questa organizzazione strutturata anche della presenza di una donna particolarmente addestrata militarmente, che viene definita con un alias. L'alias riportato in questo documento, che è pubblico, pertanto se ne può parlare, è l'alias di Cipollina, che lascia in qualche modo immaginare una capigliatura a caschetto. Non dico, perché è quasi inutile, una coincidenza. Che gli identikit mai pubblicati rappresentavano una donna con una capigliatura a caschetto, però diciamo che è una coincidenza. È molto più inquietante che nelle carte raccolte dal servizio segreto interno si parlasse esplicitamente dell'ampiezza del progetto stragista, che, tu l'hai detto, avrebbe, come dire, ostacolato, e questo è chiarissimo, qualsiasi idea, qualsiasi percorso di chiunque, Berlusconi o non,
era una ipoteca sulla vita civile e democratica del paese che si profilava in tutta la sua drammaticità. Però, scusami, quindi, se ci sono delle cose casuali. Io, se diciamo che non rientra assolutamente nei miei interessi operativi, non lo farei nemmeno se me lo chiedessero, ma se proprio dovessi dire a qualcuno qual è la tua opinione, io ricostruirei questo viaggio da Palermo a Milano, non tanto degli amici di Graviano, ma di coloro che hanno pedinato gli amici di Graviano. Posso aggiungere una cosa, perché è tardi? I Graviano restano in carcere e stanno in silenzio per 25 anni. Al 25esimo anno hanno iniziato a lanciare dei messaggi attraverso i processi, attraverso alcune, diciamo, nei confronti di Berlusconi, minacciando, poi mettendo in campo anche questo gelataio che si chiama Baiardo, che loro... Però loro perché per 25 anni stanno in silenzio? Perché nei primi anni di carcere, in cui stanno al 41 bis, il 41 bis è il carcere impermeabile, cioè nessuno deve avere contatti con l'esterno, né l'esterno con te, eccetera, loro sono quelli che dopo l'era, diciamo, di 2023 anni fa, in cui c'è stato una, diciamo, lo Spirito Santo che, diciamo, ha... fatto partorire la Madonna, i Graviano hanno fatto la stessa cosa con le loro mogli. Le loro mogli sono state ingravidate, posso usare questo termine, dai fratelli Graviano, che hanno avuto due figli nonostante il 41 bis. E guardate, vi assicuro che non è questione di corna, e scudetelo, perché quelli, i figli sono uguali ai padri. Questi hanno avuto il modo per incontrare le mogli in carcere a Lucciardone durante il periodo di detenzione al 41 bis a Lucciardone e di fare questi eredi, perché la cosa che mancava ai Graviano e che di cui loro volevano ardentemente, perché sono stati arrestati giovani, era un erede. E avendo l'ergastolo, perché poi non avrebbero mai avuto più questo erede, questo Michele Graviano che era il papà, e loro l'hanno ottenuto. Ora, ad oggi, 2023, questo è successo nel 95, caro Gianfranco, nessuno me l'ha spiegato. È stato possibile che queste due donne siano entrate a Lucciardone una volta, due volte, non si sa, ma comunque ne sono uscite che erano incinte e poi hanno partorito a Nizza, naturalmente hanno passato il loro periodo di, diciamo, a Nizza, in cui i figli dei Graviano adesso sono anche cittadini francesi oltre che italiani. Questo vi fa comprendere quanto, cioè, due personaggi come Graviano non erano, diciamo, due biscui qualsiasi. E quindi, se arrivi a fare tutto ciò, significa che qualche pedina importante la puoi muovere. E sono rimasti in silenzio. Poi non hanno ottenuto quello che magari dovevano avere e adesso si stanno continuando ad agitare. Però dei Graviano questo accade. Io questo racconto, è che soltanto che bisogna fare un passaparola per ricordarlo. Perché ad oggi questo 41 bis, l'unica volta che comunque concretamente abbiamo una violazione che si vede, sono questi due ragazzi, che adesso uno, diciamo, lavora un po' verso il nord-est, un altro sono laureati, sono due ragazzi che hanno messo la giacca e la cravatta, ma nati dal 41 bis e soprattutto, chissà, forse da un accordo che vola sopra le nostre teste, che con la discesa in campo hanno ottenuto questa eredità. Chiudo. Chiudiamo con un ringraziamento al sindaco di Gazzoldo, alla comunità di Gazzoldo, alla Giulia, a tutti voi. E dico solo un'ultima cosa per farvi capire che paese siamo.
27 luglio 1993, io facevo il cronista giudiziario, c'era Tangentopoli ai massimi, sembrava che se fosse un'atmosfera rivoluzionaria, sta venendo giù il sistema. Esplode l'autobomba di Eva Palestro, che come avevamo visto è un po' misteriosa perché c'è una donna mai identificata e probabilmente non mafiosa. E ci siamo trovati quando c'è una sera in cui ci siamo conosciuti a cena con Gianfranco, e c'era anche Lirio, e iniziamo a parlare, dico, beh, insomma, quella strage di mafia mi è sempre sembrata molto strana perché mi sembrava una citazione di Piazza Fontana. Cioè, in Italia c'è stato un unico altro giorno storico in cui c'erano scoppiate bombe contemporanee a Milano e a Roma. È stato il giorno di Piazza Fontana. Sono state le bombe di Piazza Fontana che tutti conoscono, ma ci sono stati altri 3 attentati contemporanei a Roma e c'era pure una seconda bomba non esplosa in un'altra banca di Milano. Comunque, attentati contemporanei a Milano e Roma, chiunque faccia proprio veramente le elementari del terrorismo sa che il 12 dicembre c'è quello di particolare, bombe contemporanee a Milano e Roma. Quel 27 luglio 1993 qualcuno, forse non solo mafioso, ha voluto rifar ripiombare l'Italia in quella situazione, in quell'atmosfera di terrorismo. Quindi finché non riusciremo a capire di più sulle menti che hanno manovrato e che hanno organizzato e che hanno gestito questa nuova strategia della tensione, non saremo davvero un paese libero. Con questo... Grazie a tutti voi della pazienza, buona serata.